Fa ingresso il Presidente della Repubblica.
Signor Presidente della Repubblica, autorità, gentili ospiti, buongiorno e benvenuti nell'ottava meraviglia del mondo, così come l'umanista inglese Robert Fleming intorno al 1470 definì l'arcispedale di Santo Spirito in Sassia, il luogo dove ci troviamo. Del resto, come dargli torto? Come non restare colpiti e meravigliati dinanzi alla grandiosità di queste corsie, un tempo, fino a pochi decenni fa, luogo di cura e di assistenza. Roma ci ha abituato a edifici magnifici, retaggi di epoche mitologiche, edifici che sono patrimonio dell'intera umanità, costruzioni che trascendono il tempo. Si tratta spesso di manufatti che hanno superato indenni le sfide dei secoli, arrivando fino a noi, come il Colosseo, il Pantheon o il Castel Sant'Angelo, che è a un passo da noi. Ma fatti salvi i luoghi di culto, sono pochi, pochissimi, quelli che, costruiti per un uso, diciamo così, civile, possono vantarsi di avere mantenuto per sempre la loro funzione primigenia. Il Santo Spirito in Sassia è uno di questi. Oggi, signor Presidente, illustri ospiti, siamo qui con i padroni di casa, il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e il Direttore Generale della ASL Roma 1, il Dottor Angelo Tanese, per riconsegnare alla comunità, dopo decenni di chiusura, uno dei monumenti più suggestivi della nostra città, ma anche, come vedremo, uno dei luoghi che ha dato un contributo rilevantissimo per la formazione dell'approccio alla sanità solidaristica, inclusiva, che caratterizza ancora oggi il nostro Servizio Sanitario Nazionale. Invito quindi il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a raggiungermi qui sul palco e a prendere la parola. Ben arrivato, Presidente. In primo luogo voglio ovviamente salutare e ringraziare il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per essere qui con noi, i ministri Speranza, Franceschini, il sottosegretario Sileri, il sindaco Gualtieri, il prefetto Piantedosi e appunto tutti voi che siete oggi qui e avete raccolto questo invito per inaugurare la riapertura delle Corsie Sistine. Grazie, signor Presidente, perché la sua presenza qui oggi in una giornata così complessa e forse inaspettata non possiamo non interpretarla anche come un atto di rispetto verso quell'Italia attiva, laboriosa, che se vuole operare e lavorare per il futuro davvero non ha eguali nel mondo. E mi riferisco alle tante e tanti protagonisti di questa riapertura, di questo restauro, dirigenti pubblici, operatori e operatrici della sanità, lavoratori della pubblica amministrazione dei ministeri, la straordinaria squadra del restauro di questa bellissima opera. E poi anche un atto di riconoscimento per il fatto che tutto questo è avvenuto negli anni drammatici della pandemia. In quei mesi si sono orientate le scelte, fatte le gare, iniziato e concluso poi il restauro. In effetti siamo in un luogo unico nel quale si può celebrare la potenza del nostro passato e insieme la forza del nostro presente. Ci troviamo, come è stato detto, in quello che forse è il più antico ospedale d'Europa. Un presidio nato nell'VIII secolo d.C. per dare sostegno ai poveri, ai malati, ai neonati abbandonati, che non potevano essere lasciati soli. E dentro la missione della cura, della solidarietà, da cui nasce questo storico ospedale romano, io credo che noi possiamo trovare anche un nucleo fondante e attuale della civiltà europea, l'accoglienza, la cura, il rispetto per l'altro da me. Lo abbiamo visto anche in questi mesi quanto questo valore è attuale, lo abbiamo visto in tutta la sua forza in questi anni di lotta al Covid, di conquiste della medicina, di sacrificio al turismo degli operatori sanitari, in anni di forza di quella scienza medica che proprio in queste sale ha trovato all'inizio di una bellissima storia i primi fondamenti. Consentitemi quindi in questo luogo così carico di storia ancora oggi, innanzitutto di ringraziarvi
di ringraziare tutte le operatrici e gli operatori di questo storico ospedale e, permettetemi di dire, di tutta la sanità della nostra bellissima regione. Ma accanto alla sanità anche cultura e storia. Il recupero delle Gallerie Sistine è il secondo grande intervento messo in atto per riportare all'antico splendore questo bellissimo complesso monumentale del Santo Spirito in Sassia. È un traguardo raggiunto che arricchisce ancora Roma, la nostra bellissima capitale, il Lazio e l'Italia, e che, come dicevo, ha anche un enorme valore simbolico, soprattutto dopo quello che abbiamo vissuto. Il complesso del Santo Spirito, infatti, è uno degli esempi più belli ed emozionanti di questo contributo che, grazie all'impegno congiunto della ASL, della Regione, stiamo restituendo alla collettività in tutto il suo splendore, nella storia e a pochi metri da qui, con un ospedale tuttora attivo. E sarà anche importante che riconsegniamo sindaco a Roma, a questa bellissima città, a questo luogo, alla vigilia di quel grandissimo evento spirituale che sarà il Giubileo del 2025 e a pochi anni dal bimillenario della morte di Gesù nel 2033. E quindi radici antiche, ripeto, e sguardo nel futuro. Il Santo Spirito, infatti, racconta una storia di accoglienza lunga secoli, che da sempre vede Roma e l'intera regione protagonista nell'accoglienza dei poveri, dei pellegrini, dei viaggiatori, dei rifugiati, dei neonati abbandonati, e che ancora oggi possiamo immaginare vedendo la ruota degli esposti presente sulla facciata degli ospedali. I grandi spazi delle corsie che ci ospitano questa mattina dimostrano cioè come già nel passato si avvertisse l'esigenza di dare risposte adeguate al bisogno di assistenza e di cura delle persone che si trovavano a passare per queste zone a pochi passi dal centro della cristianità. Noi sentiamo fortissima, ancora oggi, quindi, la responsabilità che ci viene dall'aver ereditato questo patrimonio, un'eredità concreta incarnata da eccezionati beni storici come il Santo Spirito, ma anche un'identità morale. Il complesso del Santo Spirito, infatti, fin dall'inizio della sua storia secolare, si è aperto a tutti i pazienti, da qualsiasi parte del mondo provenissero, da qualsiasi cultura e da qualsiasi tradizione. E ha rappresentato un punto di riferimento fondamentale per coloro, pellegrini e non, che si avvicinavano alla Basilica di San Pietro, spesso dopo aver affrontato viaggi lunghissimi con mezzi assai meno confortevoli di quelli a disposizione oggi. Quindi, Presidente, concludo, riconsegniamo in tutta la sua maestosità una porzione particolarmente importante di questo complesso nato intorno alla tomba di San Pietro, alla Basilica di Costantino, poi intitolata a San Pietro, e agli insediamenti di gruppi di fedeli nord europei. Poi continueremo e lavoreremo su una porzione di borgo medievale che per fortuna è sopravvissuta, quasi integra agli sventramenti e agli stravolgimenti architettonici e urbanistici che questo nucleo del centro di Roma ha subito prima con l'avvento dei Savoia e poi con il periodo delle trasformazioni urbanistiche sotto il fascismo. E poi, ripeto, continueremo, unendo un recupero della nostra storia, ma anche un investimento nel futuro. Mi permetta di dire che siamo particolarmente contenti e orgogliosi di poter annunciare in questa sala di un ospedale antico così carico di storia, che mentre stiamo lavorando al recupero di questo immenso patrimonio, in queste ore, in questi giorni, in queste settimane, abbiamo dato l'avvio, grazie al contributo che l'Europa ci ha dato, ma anche grazie al lavoro di tante donne e tanti uomini, alla costruzione della nostra regione di ben 8 nuovi ospedali moderni, che uniranno e tenteranno di continuare questa bellissima tradizione di umanità, di scienza e di medicina che proprio in questa bellissima sala ha mosso i primi passi per noi, ma in realtà per tutta l'Europa. Grazie ancora, Presidente. Grazie, Presidente Zingaretti. Il Presidente Zingaretti ci ha ricordato che questo luogo, l'Arcispedale del Santo Spirito, nasce 8 secoli dopo la nascita di Cristo. E quindi 8 secoli
prima che Sisto immaginasse di costruire il luogo dove ci troviamo. Allora scopriamo qualcosa di più su questo magnifico posto attraverso questo video. Uno splendido sepolcro davanti alla città, al quale accorrono come ad un grande santuario e tempio di Dio innumerevoli schiere da ogni parte dell'impero romano. Fin dalla sua edificazione, la basilica voluta da Costantino a protezione della tomba di Pietro fu meta di pellegrinaggio da ogni parte d'Europa e fu per dare assistenza alle proprie genti in terra straniera che le nazioni europee dell'epoca, Franchi, Longobardi, Frisoni e Sassoni, costruirono nei pressi della basilica le loro scuole pellegrinorum. Vere e proprie cittadelle dotate di milizie e autonomia finanziaria, le scuole erano luogo di accoglienza e assistenza, costruite intorno a un nucleo costituito da uno xenodochio, una chiesa e un cimitero in cui seppellire coloro che erano colpiti da morte lontano dalla propria patria. Questi agglomerati erano detti in lingua sassone Burg e daranno alla zona il nome Borghi, appunto, vivo tutt'oggi. Di tutte le scuole, quella sassone fu la più longeva. Fondata da Ine, re del Wessex, nel 726, fu gravemente danneggiata nell'846 da un incendio appiccato dai saraceni che, risalendo il Tevere, riuscirono ad arrivare fino alla basilica, distruggendone l'altare posto sopra la tomba di Pietro. Ma l'altare, come il borgo, furono ricostruiti e alte mura furono erette a loro difesa da Leone IV. E la Scola Saxonum prosperò finché, con le crociate, il flusso dei pellegrini si orientò verso la Terra Santa. Ma la sua posizione sul Tevere le regalò una seconda vita. Proprio nei pressi dell'antica scuola sassone, era usanza nei primi secoli dell'anno 1000 abbandonare alla corrente del fiume i figli indesiderati o che non si era in grado di mantenere. Avvisato in sogno da un angelo e sconvolto da questa pratica, Papa Innocenzo III, sull'esempio francese, nel 1178 fece istituire lì, proprio dove un tempo era la Scola Saxonum, una ruota in cui poter lasciare i neonati indesiderati, gli esposti o proietti, che venivano registrati con la notazione Filius Matris Ignote, la cui contrazione, molto probabilmente, ha poi dato origine al noto epiteto romanesco. Innocenzo III era stato in Francia in giovane età e in quel viaggio di studi aveva conosciuto e apprezzato le case ospitaliere del Santo Spirito fondate da Guido da Montpellier. Appena assurto al soglio pontificio, consapevole della miseria e del degrado in cui viveva il popolo dell'Urbe, volle fondare su quello che era già stato lo xenodochio sassone un luogo di accoglienza e cura che fosse un esempio per tutto il mondo cristiano. Nasce così nel 1200 l'ospedale di Santa Maria in Saxia, il cui nome fu cambiato in Santo Spirito in Saxia nel 1204, quando la sua gestione, con la bolla Inter Opera Pietatis, sarà affidata proprio a Guido da Montpellier. Il malato è il padrone e coloro che lo assistono i suoi servitori. Diventerà così il principio su cui sarà fondato il primo ordine ospedaliero non militare della storia, quello del Santo Spirito, appunto. E su quel principio sarà basata la sua regola. Essa innanzitutto individuava, in modo innovativo per l'epoca, come beneficiari dell'attenzione dell'ospedale tutti gli indigenti e gli emarginati. Non solo malati, quindi, ma anche prostitute e, naturalmente, bambini abbandonati. Particolare attenzione bisognava poi prestare ai poveri, che andavano una volta alla settimana cercati per le strade della città e portati all'ospedale per essere accuditi.
Per favorirne il trasporto si utilizzava un carretto con ruote detto carriola, probabilmente la prima ambulanza della storia. In breve tempo il Santo Spirito in Saxia divenne punto di riferimento non solo sanitario, ma anche economico e sociale per l'intera città. E sul suo modello iniziarono a sorgere ospedali contraddistinti dalla Croce di Lorena, simbolo dell'Ordine del Santo Spirito, in tutta Italia e rapidamente anche in tutta Europa. Alla fine del XV secolo se ne conteranno quasi 1000. L'esilio avignonese dei papi avviò però un periodo di decadenza per il Santo Spirito, che recupererà i suoi antichi fasti solo con l'avvento al soglio papale nel 1471 di Sisto IV. Siamo in piena età rinascimentale e la concezione architettonica dell'ospedale Sistino ricostruito ne rispetta appieno lo spirito. Una imponente corsia con alte finestre per consentire il ricambio d'aria e finemente affrescata alla sommità delle pareti, lì dove si poggia lo sguardo dei malati distesi, con le gesta dei due pontefici che le hanno dato vita. Ornato da un altare centrale per ricordare costantemente l'aspetto spirituale, il Santo Spirito sarà di nuovo centro di cura e assistenza, ma anche un fervente luogo di arte e cultura, e soprattutto un avamposto di scienza. Infatti, l'arte medica inizia a evolversi proprio in quel periodo e in quel luogo saranno riuniti i migliori medici e speziali d'Europa. Non è quindi un caso che proprio da qui si diffonderà in tutto il mondo occidentale e non solo, ad esempio, il chinino, cura per la malaria che tanti morti provocava all'epoca. Insomma, il Santo Spirito in Saxia era e lo sarà per secoli un centro vivo e pulsante sia della vita cittadina, con la sua attività di assistenza e cura, che della scienza medica e della cultura sanitaria. Per comprenderlo appieno, basti pensare che la prima legge per la tutela dell'igiene e della salute pubblica dello Stato unitario fu voluta da quel Guido Baccelli, più volte ministro dell'istruzione, formatosi alla professione medica proprio nelle corsie sistine. Non è quindi temerario affermare che il Santo Spirito in Saxia, con la sua accoglienza universalistica e il contributo non solo scientifico dato all'arte medica, ma anche etico e morale, abbia concorso a gettare quei semi che in futuro germoglieranno in quello che è oggi il nostro sistema sanitario nazionale. Un retaggio antico, quello di essere luogo di accoglienza e trincea avanzata nei momenti di difficoltà sanitaria, che caratterizza fortemente ancora oggi l'ospedale di Santo Spirito in Sassia. La storia di questo luogo incredibile, unico al mondo, è scritta qui, sopra le nostre teste, in quei meravigliosi affreschi che vedete, che erano poi il modo di raccontare per immagini che usavano i nostri antenati e che prego la regia di illuminare. Ecco, le vedete meglio. Ma l'aspetto più straordinario che riguarda la celebrazione di oggi riguarda la natura stessa dell'intervento che è stato compiuto e di cui stiamo ammirando gli effetti. Perché questa, signor Presidente e illustri ospiti, è la storia straordinaria e incredibile di un salvataggio che soltanto grazie alla tenacia di un gruppo di servitori dello Stato e alla formidabile maestria di un nutrito numero di restauratrici e restauratori è stato possibile effettuare. Ed è di questo che vorrei parlare adesso con chi ha impiegato 2 anni per consolidare, mettere in sicurezza e far di nuovo brillare questi meravigliosi affreschi, come la dottoressa Monica Pastorelli, che invito a raggiungermi qui sul palco e qui oggi in rappresentanza delle decine di professionisti che hanno reso possibile questa impresa. Ben arrivata, dottoressa Pastorelli. Allora,
Ha portato con sé l'acqua. Sì, vedo. Perché sono emozionata. Lo credo bene, è una giornata meravigliosa per tanti aspetti. Sì. Senta, io immagino che lavorare a un affresco unico al mondo, anche per estensione, 1200 metri quadrati è un'enormità, sia stata un'emozione indicibile. Diciamo che proprio salire su un ponteggio è per noi un enorme privilegio ed è desta, indipendentemente dagli anni di esperienza con restauratore alle spalle, è fonte di grande emozione e meraviglia, perché si ha in questo momento un contatto diretto proprio con l'opera d'arte e quindi si ha la possibilità di godere in pieno di tutti quei particolari, quelle ricchezze anche tecniche che da una visione consueta sono difficilmente apprezzabili. Senta, però io so anche che c'è stato un momento di grande paura. Assolutamente sì. Quale? Qual è stato? Ce lo racconta? Sì, diciamo che questo, oltre a essere il momento dello stupore, è il momento in cui noi possiamo capire quali sono i problemi conservativi dell'opera. Come si fa? Perché attraverso lo studio e la conoscenza noi possiamo scoprire ciò che l'opera ha, perché l'opera è un paziente che non è in grado di comunicare il proprio stato di salute. Certo. Quindi noi in questo caso abbiamo proprio letteralmente bussato con le nocche delle dita. Come fanno i medici con le spalle? Sì, dica 33. Sì, abbiamo bussato tutta la superficie del ciclo d'affreschi, che come dicevamo prima è insomma una superficie considerevole, e ci siamo resi conto, perché se al momento della bussatura noi percepiamo un suono sordo, noi sappiamo che in corrispondenza c'è un vuoto. Noi ci siamo resi conto che tutto l'intero ciclo d'affreschi era interessato da enormi fenomeni di distacco, quindi la pellicola pittorica a vista in realtà non era aderente al supporto murario. Quindi c'era il rischio di un crollo? Assolutamente sì. Quindi la finalità principale dell'intervento è stata quella proprio della salvaguardia della sua conservazione futura. Come avete fatto? Allora, è stata improntata un'importante campagna di consolidamento che ha visto la presenza in cantiere di 20 restauratori suddivisi in due squadre, la CSR e la Rego, e che hanno proprio infiltrato all'interno della muratura attraverso delle iniezioni. Come fanno i medici? Come fanno i medici. O sfruttando delle fessurazioni presenti proprio sulla superficie dipinta, oppure realizzando dei microfori appositamente per permettere l'inserimento di un ago attraverso il quale poi far passare questa malta premiscelata che conferisse una nuova continuità tra gli strati che costituiscono l'opera. C'era anche la lotta contro il tempo, dovevate fare in fretta. Assolutamente, assolutamente. Il restauro è stato colossale e quindi non nascondo che tremavano le gambe sia l'idea di appunto risolvere al meglio queste problematiche veramente complesse, sia giustamente, come tutti i lavori, aveva una tempistica, quindi era legata a tutto ciò che poi è nel mondo del lavoro, insomma. E quando avete messo l'ultima pennellata definita? È stata un'emozione anche rivederlo poi una volta tolto il ponteggio. E quindi perché diventa un po' casa tua, e quindi quando poi torni e puoi apprezzare la bellezza. Allora, questo applauso va a lei, dottoressa, e a tutti i suoi collaboratori. Grazie mille. Grazie a lei. Grazie. Il nostro paese ha un patrimonio inestimabile di bellezze paesaggistiche, architettoniche e artistiche, pezzi che sarebbero talvolta persi senza la vigile attenzione delle sovrintendenze che ne curano la salvaguardia e che realizzano o indirizzano e supervisionano le attività di recupero e di restauro. Anche per il recupero del Santo Spirito la sovrintendenza ha svolto questo prezioso ruolo di supervisione per quanto riguarda il recupero degli affreschi, e ha realizzato direttamente invece il restauro dello splendido ciborio che si trova a metà della sala, opera probabilmente del Palladio. Invito allora la dottoressa Daniela Porro, sovrintendente della Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma. Ben arrivata, dottoressa. Ecco. Prego. Signor Presidente della Repubblica, signori ministri, autorità, signore e signori,
Oggi presentiamo il restauro della Corsia Sistina e del suo ciborio nel complesso di Santo Spirito in Sassia. È il risultato di una oramai duratura e proficua collaborazione fra il Ministero della Cultura attraverso la Soprintendenza Speciale di Roma, la Regione Lazio e la ASL Roma 1, rafforzata con l'accordo di valorizzazione degli ospedali storici firmato dal Ministro Dario Franceschini e dal Presidente Nicola Zingaretti l'autunno scorso. La finalità di questo accordo è esaltare le particolarità, migliorare la conoscenza, agevolare l'accessibilità con una valida fruizione di questi gioielli della nostra città e della regione. Se infatti, da una parte, i luoghi di cura storici rappresentano delle strutture di grande interesse culturale, è vero anche che la cultura migliora la qualità della vita e la salute, come sancito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Siamo nel più grande ambiente affrescato presente a Roma e che oggi restituiamo alla collettività, voluto da Papa Sisto IV della Rovere per il giubileo del 1475. Una sorta di cappella Sistina degli ospedali storici, vuoi per le dimensioni della struttura, vuoi per l'importanza dell'apparato decorativo e del suo committente. Come abbiamo sentito, questi affreschi raccontano la storia della città negli anni 70 del 400 e ci raccontano anche l'impresa del pontefice e gli edifici che egli stesso ha voluto costruire nella città, ma soprattutto ci raccontano la storia di questo luogo straordinario. L'ospedale di Santo Spirito è un esempio di quella stratificazione che è la cifra della città di Roma nel suo centro storico e non solo. Dalle disordinate costruzioni medievali che gli preesistevano, a partire dal XV secolo, è sorto un complesso di impianto tardo rinascimentale, come abbiamo visto anche nel bellissimo filmato, comprendente la chiesa riedificata nel Cinquecento su disegno di Antonio da San Gallo il Giovane, il Palazzo del Commendatore, l'antica spezieria, la Biblioteca Lancisiana. Non mi soffermo sulle importantissime questioni tecniche degli interventi conservativi appena terminati, come le indagini sullo stato di conservazione, le ricerche storiche preventive, la pulitura, il consolidamento, la stuccatura, i lavori strutturali, così come la presentazione estetica e così via, di cui fra l'altro ha dato ampiamente conto la bravissima restauratrice Pastorelli. Quello che tutti, tecnici e non tecnici, possono vedere è un restauro che ha interessato materiali diversissimi, come pittura d'affresco sulle pareti, pitture su tela, come nell'affascinante dipinto seicentesco di Carlo Maratta dell'altare all'interno del ciborio, che è l'unica opera romana attribuita ad Andrea Palladio, e poi ancora marmo, stucco, elementi architettonici e legni. Signor Presidente, il meraviglioso risultato sotto i nostri occhi è frutto di quella scuola di restauro italiana che primeggia nel mondo e di cui il nostro Paese deve continuare a essere fiero, anche in tempi così difficili. La tradizione vuole che Santo Spirito in Sassia sia l'ospedale più antico d'Europa, fondato nel 727 dal re dell'Wessex, di dinastia sassone, che dopo aver abdicato in un viaggio a Roma istituì qui una scuola saxonum per dare ospitalità ai propri conterranei in pellegrinaggio presso la tomba dell'apostolo Pietro. In quest'area sorgevano in epoca antica gli orti di Agrippina Maior, la nipote di Augusto e madre del futuro imperatore Caligola, una tenuta di sontuosi giardini e padiglioni che si estendevano lungo la riva destra del Tevere e di cui recenti indagini hanno restituito strutture ragguardevoli. L'attuale impianto risale, come abbiamo visto, al 400 e venne realizzato per restituire l'ospedale devastato da un incendio alla città. E quanto oggi, nel nostro piccolo, il Ministero della Cultura, la Soprintendenza, la Regione e l'ASL Roma 1 stanno cercando di fare
oserei dire un atto dovuto a Roma, ai suoi cittadini, al Paese. Infatti a tutti noi interessa nella sua totalità la complessa stratificazione di quest'area, che è poi la cifra distintiva della capitale, non a caso definita città eterna. Proprio per questo con la Regione abbiamo già restaurato la Biblioteca Lancisiana e grazie ai finanziamenti del PNRR sono in avanzato stato di preparazione i progetti per il completo recupero del Palazzo del Commendatore, di Porta Santo Spirito e della Chiesa di Santo Spirito in Sassia, dove la Soprintendenza ha già restaurato e ricollocato il pregevole dipinto su tavola di Livio Agresti che rappresenta il compianto del Cristo morto. E decisivi lavori sono stati realizzati nei sotterranei del complesso, dove sono ancora visibili considerevoli resti degli orti di Agrippina Maior. In conclusione vorrei ringraziare la Regione, la Direzione Generale, ASL, Roma 1, per la proficua collaborazione e ringraziare tutto lo staff della Soprintendenza, gli architetti, gli storici dell'arte, i restauratori. E senza dimenticare ovviamente i restauratori esterni che hanno lavorato durante il periodo della pandemia per 2 anni in questo luogo straordinario. Perché solo con l'impegno di tutti, attraverso la sinergia fra istituzioni pubbliche e i privati, che si rende possibile la conservazione del nostro patrimonio straordinario e ammirato in tutto il mondo. Grazie. Grazie, dottoressa Porro. Signor Presidente, illustri ospiti, l'unicità di questo luogo che insieme ospedale e museo, luogo di cura del corpo e dello spirito nello stesso tempo, ne fa un sito culturale e clinico unico al mondo, ma questa sua unicità naturalmente presenta anche inediti difficoltà di governo perché, come è facile intuire, concentra in sé una molteplicità di aspetti gestionali. Arrendersi davanti alla indiscutibile complessità dell'impresa sarebbe stato semplice e anche per molti aspetti umanamente comprensibile. Ma come è noto, Einstein diceva che chi dice che un'impresa è impossibile non dovrebbe disturbare chi invece ce la sta facendo. E allora vorrei che mi raggiungesse chi con enorme passione non si è arreso e grazie all'aiuto di una nutrita compagine di volenterosi ha compiuto un'impresa meravigliosa e memorabile, il direttore generale della ASL Roma 1, il dottor Angelo Tanese. Ben arrivato, direttore. Signor Presidente della Repubblica, onorevoli ministri, autorità, signore e signori ospiti, buongiorno e benvenuti. Benvenuti nell'ospedale più antico d'Europa, in uno dei luoghi più suggestivi della storia, dell'accoglienza, dell'assistenza e della cura delle persone. Una istituzione secolare della sanità romana che oggi torna a mostrarsi in tutto il suo splendore e il suo irresistibile fascino. Benvenuti nell'arcispedale di Santo Spirito in Sassia. Oggi, dopo decenni, torniamo ad ammirare la maestosa bellezza di queste due corsie, che si sviluppano per oltre 120 metri di lunghezza. Molti ricorderanno che le due sale, la sala Lancisi e la sala Baglivi, erano precedentemente separate da una vetrata di epoca moderna che è stata rimossa, consentendo oggi di apprezzare l'antico ospedale nella sua originaria profondità di veduta, con lo splendido altare centrale del Palladio appena ricordato e l'importante ciclo pittorico a fresco eseguito alla fine del 400 da artisti della scuola umbro-romana. Sarebbe tuttavia riduttivo ricondurre il valore di questo luogo alla sua mera dimensione visiva, architettonica e pittorica, ancorché inestimabile. La potenza evocativa che l'arcispedale di Santo Spirito in Sassia Promana è insita soprattutto nella sua vocazione e nella funzione di accoglienza e di cura che questo luogo ha svolto e tramandato per oltre 8 secoli, vicino alla tomba di Pietro, nel cuore della città eterna. Il video, nonché gli interventi che mi hanno preceduto, hanno già ricordato le antiche origini e la storia di questo luogo, per cui non la ripercorrerò ancora.
Voglio invece ricordare e sottolineare che la fondazione del Santo Spirito, voluta da Innocenzo III alla fine del XII secolo, ha determinato un modo fino ad allora sconosciuto di concepire e praticare l'accoglienza, dare assistenza e prendersi cura di chi aveva necessità. Un modo che ha contribuito a introdurre e formare la concezione del moderno ospedale. La testimonianza di tale modello, totalmente innovativo per l'epoca, la troviamo nel Liber Regule, il codice trecentesco riccamente miniato che contiene la regola dell'ordine di Santo Spirito. Da lì possiamo comprendere come erano organizzate le attività caritative dell'ospedale, come erano regolate la vita comunitaria, l'assistenza ai malati e la gestione quotidiana. Un documento straordinario, recentemente restaurato e conservato presso l'Archivio di Stato di Roma. Ci troviamo in un luogo pieno di storie e di suggestioni. Se socchiudete gli occhi, potete sentire risuonare le voci dei malati, il brusio, il movimento di tanti medici e religiosi che per generazioni e generazioni qui si sono formati e hanno operato, come Antonio Maria Lancisi, come San Camillo de Lellis, San Filippo Neri, o scorgere l'immagine di Leonardo da Vinci o di Michelangelo, che frequentarono l'ospedale per svolgere studi anatomici. Alzando lo sguardo, invece, noterete in alto alle mie spalle una finestrella dalla quale il commendatore, la figura che all'epoca aveva la responsabilità della gestione dell'ospedale, poteva affacciarsi direttamente dalle sue stanze a qualsiasi ora del giorno e della notte per vedere l'andamento delle attività di assistenza alle persone ricoverate. Moltissimi altri elementi, come ad esempio la ricorrente croce, doppia croce di Lorena, simbolo dell'ordine ospitaliero, concorrono a creare la potenza evocativa del luogo, l'incanto e lo stupore che suscita. Per secoli l'ospedale ha salvaguardato e tramandato questa sua forte e specifica identità. Ancora oggi, a più di 800 anni dalla sua fondazione, il Santo Spirito è un ospedale in piena attività, DEA di primo livello nella rete di emergenza regionale, con un pronto soccorso destinato spesso, ora come allora, ad assistere anche turisti e pellegrini in visita a Roma. In questa sua vita secolare, l'ospedale, proprio in queste corsie, è stato punto di riferimento per la città nell'attraversare guerre, carestie, pestilenze. Allo stesso modo, in questo preciso momento, nella struttura più recente posta alla vostra sinistra, il Santo Spirito è uno degli ospedali in prima linea nella gestione dell'emergenza Covid. Una storia di costante presenza che si ripete, la storia di una comunità e di un'istituzione che si rinnova, ma che conserva la sua funzione di servizio ai più deboli. Può mutare il contesto, ma i principi fondanti di questa grande opera di carità non mutano. Qualche parola ritengo ora dovuta sull'intervento di restauro conservativo reso possibile da un finanziamento della Regione Lazio di 4,5 milioni di euro, ma che ha avuto, è doveroso ricordarlo, un percorso alquanto tortuoso. La delibera di aggiudicazione, infatti, su fondi resi disponibili dal 2006, pur essendo stata adottata dall'allora ASL ormai a febbraio 2010, non fu seguita dall'avvio del cantiere. Quando nel 2013 ebbi l'onore e il privilegio di ricevere dal presidente Zingaretti l'incarico di commissario e poi di direttore dell'azienda, c'era una situazione di impasse. Dal punto di vista tecnico si rendeva ormai necessario effettuare alcune varianti al progetto, essendo oramai datato e oggetto di alcune prescrizioni. Dal punto di vista amministrativo si paventava il rischio di perenzione del finanziamento, in quanto non ancora utilizzato. Le sale non erano mai rientrate in possesso dell'azienda e c'era un contenzioso. D'altro lato, ed era questo l'aspetto di maggiore preoccupazione, appariva evidente il progressivo ammaloramento degli affreschi e degli intonaci per infiltrazioni dal tetto e quindi si rendevano sempre più urgenti interventi di manutenzione e restauro non più effettuati da decenni al fine di non compromettere irreversibilmente un patrimonio inestimabile. Insomma, una situazione complessa, da diversi punti di vista. Non ci siamo scoraggiati, abbiamo messo mano con passione e determinazione alla rimozione uno ad uno di tutti questi ostacoli, ritenendo la vicenda in linea con tante altre situazioni critiche più strettamente legate alla gestione dell'attività sanitaria affrontate in questi anni nella Regione Lazio, dalla Regione, con l'intento di girare pagina. E così, il 3 agosto del 2017 è stato sottoscritto il contratto tra la ASL Roma 1 e l'Associazione Temporanea di Imprese che ha realizzato l'intervento per un importo complessivo di 3.659.000 euro.
Nell'ultimo biennio, malgrado la drammatica priorità dell'emergenza pandemica, l'azienda ha portato avanti l'intervento di restauro del complesso con la ferma volontà di completare quelle lavorazioni che a fine 2019 erano oramai pressoché ultimate. Si è così condiviso con la Regione Lazio di scandire il progetto di recupero degli spazi oggetto di intervento in diverse fasi. La prima, come ricordato dal Presidente Zingaretti, si è concretizzata con la riapertura della Biblioteca Lancisiana, interamente restaurata, avvenuta esattamente un anno fa, il 23 luglio 2021. La terza si completerà tra un anno, nel 2023, con il recupero e l'accesso alla zona archeologica sottostante questo antico ospedale. E oggi, tuttavia, signor Presidente e gentili ospiti, il momento più importante, oserei dire epocale, di questo percorso, l'evento che più di ogni altro può rappresentare per questo luogo un ponte tra passato e futuro. Il restauro e la riapertura al pubblico delle corsie, il loro svelamento, coincide con il passaggio, simbolico e concreto al tempo stesso, ad una nuova fase, non più quella del recupero e del salvataggio di un bene che rischiava il deterioramento e l'oblio, ma quella della piena valorizzazione del complesso monumentale di Santo Spirito in Sassia, con la sua doverosa collocazione tra i più prestigiosi e suggestivi edifici di Roma e, permettetemi di dire, proprio per l'unicità e l'alta valenza della sua storia secolare, d'Europa e del mondo. Da oggi sarà possibile mettere a disposizione dei cittadini la fruizione di queste sale, che potranno essere dedicate a molteplici usi, che però mantengano e valorizzino il contributo, il connubio inscindibile tra salute e cultura che qui si rinnova ogni giorno. Ringrazio sentitamente tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo importante risultato, le ditte, i professionisti che hanno realizzato gli interventi strutturali e di restauro, i servizi tecnici della ASL, gli esperti della sovrintendenza e anche le importanti società che hanno voluto sostenere questo evento odierno. Siamo una comunità viva, composta anche da molti giovani, che ha lavorato, voglio sottolinearlo, con competenza, tenacia, grande senso di servizio pubblico e con l'obiettivo di realizzare qualcosa che resta, con un forte senso di appartenenza e di rispetto per questo luogo. E sono, consentitemi di dirlo, onorato, oltre che profondamente emozionato, nel condividere questo momento in cui arriva a compimento l'impegno assunto anni fa con la Regione Lazio, quello di restituire le corsie Sistine alla loro antica e straordinaria bellezza, anche a memoria del contributo che il nostro Paese ha saputo e sa ancora dare ad una moderna concezione dell'assistenza, della cura e della promozione della salute. Signor Presidente, autorità, gentili ospiti, vi ringrazio davvero sentitamente per l'attenzione. Grazie, dottor Tanese. Questa manifestazione segna un momento straordinario della vita culturale, non soltanto del nostro Paese. Si conclude qui per il momento. Io vi ringrazio tutti per essere stati qui oggi, per aver seguito con tanta attenzione la restituzione alla comunità, non soltanto di Roma, ma del mondo intero, un'opera di questo valore, di questo prestigio. Vi prego di restare seduti ancora un po' e vi ringrazio personalmente. Buona giornata.
Signor Presidente, sto illustrando il Liber Fraternitatis, il codice miniato del 1446, che venne utilizzato nei secoli per raccogliere le donazioni di tutti coloro che entravano a far parte dell'Arciconfraternita del Santo Spirito e che facevano delle donazioni. Così nei secoli, diventando loro benemeriti dell'ospedale, annotavano con le loro firme, e qui abbiamo firme di re, di papi, di persone illustri. Quindi abbiamo da poco tempo ripreso questa antica consuetudine per occasioni speciali, e quindi abbiamo l'onore e il privilegio oggi, Presidente, di chiederle di annotare su questa pergamena, che viene considerata parte integrante del codice, la sua firma. Io la ringrazio, Presidente. Grazie. È un gioiello della storia. È un gioiello della storia, grazie. Salve. Salve Presidente. Sì, è anche il... Salve. È una delle giovani restauratrici che ha curato il restauro del Ciborio del Palladio, considerata probabilmente l'unica opera romana del Palladio. Sì, infatti anche il Ciborio, quindi il nostro lavoro di restauro, è stato una vera e propria operazione di salvataggio. Infatti soprattutto per quanto concerne il lanternino in legno policromo e dorato. Infatti l'estradosso della cupola in legno era stata interessata dalle infiltrazioni di cui ha già parlato il direttore generale, quindi se non fossimo intervenuti tempestivamente avremmo completamente perso la struttura. Il Ciborio è comunque un'opera unica e complessa, come può vedere, infatti è costituita da più materiali differenti tra di loro, quindi abbiamo già citato il legno in alto, lo stucco policromo, i dipinti della trabeazione e anche dell'interno della cupola, naturalmente il marmo di Carrara nel fregio e i marmi policromi e naturalmente la tela appunto decorata con colori ad olio. Diciamo quindi che tutta la struttura fa di esso un unicum complesso. Il nostro lavoro di restauro è stato un lavoro essenzialmente conservativo, quindi abbiamo cercato di trovare un equilibrio tra tutti questi diversi tipi di materiali, le diverse tecniche di esecuzione e naturalmente i diversi fenomeni di degrado. Quanto tempo è richiesto? Pochissimo in realtà. È stato grazie a un lavoro di squadra, di sinergia tra vari restauratori, eravamo in quattro in squadra, ci abbiamo impiegato esattamente 48 giorni, quindi si è concluso di recente. Sì, straordinario anche straordinario. Complimenti. Sì, la ringrazio. Grazie. Grazie, complimenti davvero. Grazie Presidente. È stato anche affascinante proprio. Grazie.